Sente? No. Guarda che Viviani le passa il microfono. Grazie. Beh, intanto volevo capire quanto tempo abbiamo per 5 minuti massimo e cerchiamo di intervenire. Intanto un saluto a tutti e parliamo rapidissimamente un po' del passato e un po' del futuro. Per il passato mi sono trovato a lavorare con il sindaco per questi 5 anni, un uomo concreto, che pur avendo trovato una situazione economica difficile nel comune, pur avendo trovato tutta una serie di difficoltà senza aumentare le tasse, e ricordiamo in un periodo in cui c'è stato il Covid, ha dato una visione a questa città, ha dato un futuro, ha dato un'idea di lavoro, andando su alcune cose. La città è cambiata fondamentalmente, possiamo dire che è cambiata nella pulizia, è cambiata nell'illuminazione, è cambiata nella sicurezza. Possiamo dire che abbiamo dei punti di riferimento importanti, la grande nautica da diporto, l'industria, il turismo che nella nostra amministrazione è cresciuto tantissimo, il porto, tutte cose che abbiamo fatto insieme, lavorando insieme. Alcuni punti, una cosa sola volevo dire fondamentalmente, andando a prendere un punto, e il punto è quello delle partecipate. Abbiamo cambiato il metodo. Prima si mettevano dalla capo delle partecipate alcune persone che avevano finito un percorso politico, che magari non avevano nessuna competenza e infatti avevano portato tutta una serie di situazioni disastrose per la città. A parte il discorso ACAM che abbiamo, come posso dire, ereditato, ma parliamo anche di ATC. ATC Esercizio era una società che era pronta per portare i libri in tribunale per essere venduta, anzi svenduta, a qualche grande, come posso dire, multinazionale. Invece, con delle nomine diverse, fatte secondo competenza, mettendo a livello apicale dei manager importanti, abbiamo risanato queste aziende. In meno di un anno ATC Esercizio è stata risanata, e nell'ultimo periodo ha comprato 65 fra pullman e autobus, ha in programma di prenderne altri 29, e per il futuro, perché stiamo parlando sempre del futuro, arriveremo a un cambio di macchine di 145. Questo per dire un punto, per vuol dire che ci hanno criticato sulla gestione dei trasporti, quando i trasporti sono un fiore all'occhiello di quella che è questa amministrazione, così come pure il ragionamento con mobilità e parcheggi. Mobilità e parcheggi assieme a TC Esercizio ha vinto il MIT, quindi 38 milioni che sono arrivati in questa città e grazie alla sinergia tra comune e azienda vengono mano a mano utilizzati per portare tutta una serie di migliorie a questa città, ma soprattutto a un trasporto completamente verde. Questo è qualcosa di importante, non sto a elencare tutte le cose perché sono state dette tante volte, ma è una cosa importante. Così come abbiamo pubblicizzato Spezia Risorse con un manager importante che sta dando un grosso slancio a questa partecipata. Quindi un lavoro attento. Questo è stato un lavoro attento. E insieme al lavoro attento vorrei dire che sempre i cittadini, in una città pulita, sicura e illuminata, l'attenzione alle manutenzioni. Abbiamo accennato un attimo al turismo. Parliamo un po' di quello che ha fatto Fratelli d'Italia in questo periodo. Intanto ha supportato e condiviso ogni iniziativa del sindaco, con suggerimenti che spesso sono stati accolti, anzi direi quasi sempre, e questo ha portato sia da un punto di vista di consiglio comunale a un ottimo lavoro, sia da un punto di vista del nostro assessore al turismo. E ricordiamo una cosa che voglio ricordare: siamo ripartiti col Palio del Golfo quando ancora avevamo problemi con la sicurezza per il Covid. La prima manifestazione nazionale, il nostro assessore è l'assessore al Palio del Golfo, e siamo partiti col Palio del Golfo. Più tutto quello che riguarda i 5 minuti ormai stanno passando, cercherò, ho preso anche i tuoi, sì, cercherò di dire le ultime cose. Diciamo, il turismo con un grande slancio nell'ultimo periodo, con numeri importanti, un turismo che va verso la digitalizzazione, nel pieno rispetto del PNRR. Insomma, fondamentalmente 5 anni di grande attività, servono altri 5 anni a questo ottimo sindaco e a questa giunta e a tutti noi per completare l'opera. Grazie.
Grazie a Sauro Mannucci. Passiamo ora la parola a Francesco Sergiampietri per Forza Italia. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. Io vorrei partire da un ringraziamento ai cittadini. I cittadini che in questi 5 anni hanno accompagnato il nostro sindaco. 5 anni sicuramente non facili, soprattutto gli ultimi, come tutti sappiamo, sono stati molto molto complessi, ma nonostante tutto la nostra amministrazione, il nostro sindaco è riuscito a governare nel migliore dei modi la città. E grazie quindi a voi che l'avete supportato, l'avete consigliato, l'avete ascoltato. Io voglio complimentarmi con il nostro sindaco, perché molte persone che incontro per la strada mi fermano e mi dicono: il nostro sindaco è un sindaco che sta in mezzo alle persone, è un sindaco che ascolta le persone. Ecco, questo non è un dato così scontato. Diciamo, è un po' il sindaco fuori dal comune, cioè non è quello che sta a palazzo ma che si rivolge ai cittadini. Ecco, questo è un dato molto importante. Quindi io sono qui come coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al Consiglio Comunale per rinnovare la nostra fiducia in maniera convinta al sindaco, che ha lavorato molto bene, e sono molto soddisfatto che la nostra coalizione sia ricompattata e siamo uniti per il prossimo appuntamento elettorale. Ecco, ora faccio un appello a noi, a voi cittadini, ma anche a noi. Ognuno di noi, diciamo, deve dare il nostro contributo, ognuno deve fare la propria parte, in modo tale che Spezia continui sulla strada che il nostro sindaco ha iniziato. Grazie a tutti. Bene, grazie a Francesco Sergiampietri. Passiamo ora la parola a Giuseppe Vittorio Piccini per il nuovo PSI. Ringrazio tutti i presenti e ringrazio soprattutto il sindaco, col quale vogliamo continuare l'ottimo lavoro fatto finora. Un ottimo lavoro che ha visto il comune al servizio del cittadino, per ridare al cittadino la qualità della vita a cui ha diritto. Oggi è sempre più necessario un salto di qualità. Il salto di qualità, ahimè, che dice che se è giusto che chi ha avuto una vita di lavoro abbia oggi la qualità della vita che gli deve competere, è giusto che chi ha davanti a una vita abbia un lavoro. Quindi noi crediamo che l'appoggio al sindaco Peracchini sia l'appoggio al lavoro, al mondo del lavoro, che è un mondo variegato, che è un mondo che vede forze anche diverse, anche ben al di fuori di questa coalizione, ma che sul lavoro non ha nemici, ha posizioni diverse che nelle occasioni importanti vengono alla luce, come può essere stata la lotta al Covid o la questione della guerra e dell'invasione dell'Ucraina. Ma la forza di una coalizione è che nelle diversità delle idee, se c'è la volontà di fare, quella volontà di fare è quella che vince su tutto. Grazie e auguri. Grazie a Vittorio Giuseppe Piccini. Prenderò la parola a Loriano Isolabella per l'Unione di Centro. Buona giornata a tutti e vi ringrazio per questa larga partecipazione a questa manifestazione dove viene presentato Peracchini, candidato sindaco della Spezia. L'UDC ha già dato un suo primo apporto alle recenti elezioni regionali. In passato aveva scelto altre strade. Perché la decisione di sostenere Peracchini? Innanzitutto, tra l'UDC e Peracchini c'è un legame di tradizione culturale, politica, legata a valori comuni della dottrina sociale. Parto così da lontano.
Parto così da lontano, proprio in questo momento, in cui noi portiamo alle elezioni quel simbolo che ha una grande storia nel nostro paese, una grande storia soprattutto che ha consentito negli anni della sua presenza il mantenimento della pace. Oggi, in questo momento, ci rendiamo conto di quale grande sia questo valore. Un valore che porta a risolvere i problemi della società attraverso la mediazione. La mediazione, per essere fatta e portata avanti, deve essere fatta da grandi uomini politici. E forse in questo momento la storia del mondo manca di questo. Ma ritornando agli aspetti nostri, della provincia, io credo che l'impulso di governo che ha dato in questi 5 anni è senz'altro pregevole, è una questa delle seconde motivazioni che ci ha fatto fare questa scelta, ma soprattutto un collega ha voluto rappresentare il legame che cerca di mantenere il sindaco coi singoli cittadini. Oggi in cui la politica perde di credibilità, oggi in cui mediamente quando si va a votare il 50% dei cittadini non partecipa alle votazioni, io credo che il risultato migliore di questa coalizione sarebbe avere un sindaco che rappresenti il 70-80% dei votanti e non solo un 50% come nel passato. Questo credo che sia la sfida per riportare la democrazia, per riportare i cittadini a contatto con le istituzioni e per far sì che i problemi del territorio possano essere costantemente oggetto di dialogo con i loro rappresentanti, col Consiglio Comunale e col Sindaco. I nostri rappresentanti, se verranno eletti in Consiglio Comunale, avranno questa funzione, soprattutto una funzione di grande stimolo per accordare la gente con le istituzioni e per renderli partecipi a quelle che sono le scelte per il bene della città. Grazie. Grazie a Loriano Isolabella. Prenderò la parola Andrea Costa per Liguria Popolare Noi con l'Italia. Beh, un saluto a tutti, da parte mia veramente poche parole perché credo che sia giusto poi dare spazio al sindaco e la mia presenza ovviamente per testimoniare il pieno sostegno alla candidatura di Pierluigi Perracchini. Lo abbiamo fatto 5 anni fa convintamente e lo facciamo ancora oggi nella consapevolezza che ci sia bisogno di proseguire quel percorso iniziato 5 anni fa in cui i cittadini ci hanno affidato una grande responsabilità e hanno affidato a noi grandi speranze. Tante cose sono state fatte, altre devono ancora essere completate, quindi credo che nei prossimi 5 anni sarà il tempo necessario per concludere e proseguire quel percorso iniziato 5 anni fa. Io sono contento che si sia ricompattata la coalizione, non c'è dubbio, ci sono stati momenti difficili, inutile negarlo, ma credo che il dato positivo è che ha prevalso il senso di responsabilità e quando in politica prevale il senso di responsabilità credo che si fa tutti uno sforzo positivo per il bene comune e per gestire la cosa pubblica, quindi sono contento di questo. Per quanto mi riguarda, la compattezza della coalizione del centrodestra rappresenta ancora un valore, quindi aver contribuito nel ricompattare la coalizione credo che sia un fatto, ripeto, di responsabilità ma anche di dovere nei confronti di quei cittadini che 5 anni fa hanno creduto in questo cambiamento e hanno creduto in noi. Credo sia giusto dare loro la possibilità di proseguire questo percorso è di ritrovare coloro che 5 anni fa hanno condiviso questa straordinaria esperienza di poterla proseguire per i prossimi 5 anni. Quindi da parte nostra un sostegno convinto, lo faremo con i nostri candidati, certi che anche questa volta porteremo un contributo importante alla coalizione nella consapevolezza che il valore di una coalizione rappresenta dalle esperienze, dalle testimonianze, dai valori che ogni componente porta, indipendentemente dai numeri, indipendentemente dal peso. Ecco, io credo che questo spirito all'interno della coalizione sia stato recuperato e per quanto mi riguarda questo ovviamente è stato fondamentale e oggi
sono particolarmente contento di essere qui per testimoniare un rinnovato sostegno. Grazie ad Andrea Costa. Prende ora la parola Lorenzo Viviani per la Lega. Grazie a tutti. Intanto vi porto naturalmente i saluti anche del mio segretario regionale Edoardo Rixi, e io mi unisco proprio alle parole di Andrea, un centrodestra che si è ricompattato in tutte le sue forme sulla Spezia e che cerca e che sta ritrovando realmente quella forza propulsiva che ci ha fatto governare bene Regione Liguria, che ci sta facendo governare bene questa città. Ecco, questo io penso che sia lo spirito realmente che i cittadini vogliono da un'amministrazione che ha fatto tantissimo. È inutile che adesso mi ripeto elencando tutte i vari successi, ma realmente si è cercato di non lasciare indietro nessuno, realmente si sono curati tutti i temi, dalla sicurezza al degrado urbano, una città molto più sicura, una città che è una fra le più sicure a livello nazionale. Una città che pensa alla famiglia, una città che ha abbassato le tasse ai propri concittadini, una città che è attenta ai quartieri, anche a quelli periferici, anche se molte volte ne dicono di no. Ma una città che ha dovuto combattere rispetto a un progetto fallimentare che ha portato il centro-sinistra avanti negli anni scorsi. Ecco, io perché sono molto contento di vedere degli amici con cui abbiamo, insomma, non solo fatto tante battaglie politiche, ma condiviso le battaglie in consiglio comunale, perché realmente una squadra vincente che ha portato una città diversa realmente a livello ligure. Io penso che le grandi sfide che abbiamo davanti siano quelle delle infrastrutture incompiute fino a questo momento, non per colpa nostra, ma che col grande impegno che ci sarà da parte dell'amministrazione Spezzina e di Regione Liguria si porteranno a casa. Penso a una città in cui realmente potremo dare e avere 5 anni di lavoro dopo aver risanato un bilancio fallimentare anche a livello economico da parte del centro-sinistra. Quindi 5 anni in cui noi abbiamo dapprima dovuto tappare i buchi e poi costruire una città nuova, un pensiero di città nuova. E quindi ecco, voglio ringraziare naturalmente chi c'è stato fino adesso, quindi tutta la mia squadra della Lega in consiglio comunale, i miei assessori, ma nell'auspicio di rivederci di nuovo a combattere tutti insieme in una campagna elettorale che sarà entusiasmante, che dovrà essere insomma piena di voi, piena di cittadini, una campagna elettorale che io ti dico la verità, sindaco, spero e penso che dipenderà da noi se può finire, perché io nella sconfitta proprio non ci penso neanche, però si può decidere, se lo facciamo bene vinciamo anche al primo turno, quindi insomma dobbiamo veramente impegnarci, perché i cittadini riconoscono il nostro sindaco di essere un sindaco che ha lavorato, di un sindaco instancabile, come dice lui stesso, ma lo sappiamo anche noi, lavora più di 24 ore al giorno, ci fosse la 25esima ora lavorerebbe anche quella lì, e con lui la squadra dei nostri assessori, che sono veramente delle persone in gamba, ma di tutte le forze politiche, perché io devo dire la verità, quello che c'è stato anche in questi 5 anni, a me non piace, io ho circa 40 anni, dire una giunta giovane, ma una giunta in gamba, una giunta di persone che rispondono al telefono. Ma guardate, potrei parlare bene solo dei miei 3 assessori, che li ritengo fondamentali e li ritengo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ma devo parlare bene di tutti i ragazzi che hanno composto la giunta, persone che alzavano, con cui alzavi il telefono, ma non il consigliere comunale, non il parlamentare, ma il cittadino comune, e rispondevano e andavano a sistemare il problema. Ecco, questa è la diversa amministrazione che noi concepiamo, un'amministrazione vicina ai cittadini, un'amministrazione che risolve i problemi senza troppe ideologie. Non abbiamo fatto cittadini di serie A, di serie B, non abbiamo chiesto tessere politici, a tessere politiche ai nostri concittadini come facevano gli altri, e non abbiamo fatto neanche cittadini di serie A, di serie B con chi vuol venire a vivere, a costruire un suo futuro nella città di La Spezia. Abbiamo fatto gli interessi degli spezzini e di chi ha deciso di venire a investire il proprio futuro in questa città, abbassando tutto, abbassando le tasse e incrementando i servizi sociali. Quindi io direi la verità, non potrei essere più felice, non potrebbe essere una campagna elettorale più in discesa, ma non dobbiamo partire con questa mentalità, perché quindi non possiamo lasciare neanche un voto in mano agli altri. Mi raccomando, abbiamo bisogno di voi, perché Spezia si merita altri 5 anni di Pierluigi Perachini. Grazie. Bene, grazie a Lorenzo Vigliani. Prende la parola ora Giovanni Toti per la lista Toti. Allora, davvero è già stato detto tanto e moltissimo ci sarebbe da dire, potremmo fare comizi di ore per quanto è stato fatto. Potrei dire che questa è un'amministrazione ovviamente che ha cambiato la faccia della città, basti dire che la presentazione del candidato sindaco avviene in un parco dove
probabilmente alcuni mesi fa non saremmo potuti accedere per via dei rovi e della immondizia accumulata, e questo è solo uno degli esempi simbolico di quello che volevo dire. Però potrei dire anche della nautica, del turismo, l'hanno già detto davvero in molti. Diciamo alcune cose più in generale che credo ci uniscano tutti. Uno, abbiamo scelto tutti insieme il miglior sindaco possibile per questa città, e io credo che la meritocrazia sia un tema di valore del nostro gruppo in questa regione, e il fatto che la scelta sia stata fatta non sulla base di un colore politico, ma sulla base di una esperienza politica e dei suoi successi, qualifica tutta la squadra dei partiti che è su questo palco. Ancora di più sono contento che, questa l'ha detto prima Andrea, sia arrivata anche in un percorso dialettico, perché questo gruppo umano non è una caserma, ma ha sempre condiviso alcuni valori di fondo, che sono quelli che dal 2015 ci legano a quell'elettorato che ci ha dato fiducia in una terra in cui di fiducia ne avevamo riscossa poco fino a quel momento, e da quel momento in poi siamo solo andati crescendo. E sono ancora più contento di vedere qua dal simbolo del PSI alle tante liste civiche, vuol dire che questa famiglia si è allargata, non si è ristretta, e credo che quando le famiglie si allargano, anche quelle politiche, anche quando all'interno c'è ovviamente, nella vastità del mondo che rappresentiamo, quella dialettica tra chi ha ragione talvolta e chi talvolta ha più ragione, torto non ce l'abbiamo mai nessuno, abbiamo una gradazione differente di ragioni, credo che sia un ulteriore segno di buon lavoro, il segno che è stato fatto uno straordinario lavoro, consentitemelo, e anche il fatto che questa città e questa provincia offrono ormai a questo territorio una classe dirigente importante, in regione, con gli assessori, col presidente del consiglio, in Parlamento con i parlamentari, con i sottosegretari che ci rappresentano al governo, che hanno affiancato in modo molto utile l'amministrazione comunale anche in momenti difficili, perché non mi scordo, ed è un ulteriore elemento qualificante della maggioranza politica che è su questo palco e che qui trova la sintesi in Pierluigi Peracchini, che abbiamo vissuto tanti momenti difficili insieme, e non siamo mai stata una coalizione incapace di prendere decisioni, anche quando queste decisioni erano difficili, se non difficilissimi: chiudere città, chiudere attività commerciali e poi prendersi la responsabilità di riaprire quelle stesse attività quando era il momento, senza mai speculare né sulla paura né su desideri troppo avanguardisti. Abbiamo sempre cercato di mantenere un equilibrio e l'abbiamo fatto tutti insieme, assumendoci gigantesche responsabilità. Io credo che i prossimi 5 anni saranno per questa città 5 anni straordinari, perché il secondo mandato di un sindaco, ahimè, in Italia fare qualche cosa nella pubblica amministrazione in 5 anni è spesso qualche cosa, anche solo il tentativo, di frustrante. Molto già qua è stato fatto, ma nel secondo mandato in questa città sbocceranno progetti che da lungo tempo coltiviamo, lavoriamo, progettiamo, finanziamo e che cambieranno davvero la faccia della regione. Io credo che si debba giocare in attacco. In questa città l'amministrazione comunale, insieme a noi, insieme a tutti voi che la sostenete, può davvero trasformare Spezia in una città che sia un modello per l'Italia, non solamente per la regione Liguria. E ha ragione l'onorevole Viviani, noi possiamo fare una campagna elettorale straordinaria e vincere al primo turno. Io ricordo anche qui che quando abbiamo cominciato questa avventura, molti di voi erano su questo palco anche allora, noi in Regione Liguria totalizzavamo circa il 35% dei voti. Oggi siamo quasi ovunque sopra il 50%, anche in questa provincia dove abbiamo vinto con più del 51% dei voti. Questa città non farà sicuramente eccezione, perché è uno dei modelli a cui quella fiducia si è rivolta. Quindi credo che se ci rimbocchiamo le maniche ora, ma soprattutto per i prossimi 5 anni, lasceremo a questa città non solo uno straordinario ricordo, ma anche tante opere
utili al futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti. Quindi, caro Pierluigi, in bocca al lupo, rimboccati le maniche, perché spetta soprattutto a te e ai tuoi concittadini. Noi ci saremo lealmente al tuo fianco, come sempre. Grazie. Grazie a Giovanni Toddi. E ora conclude gli interventi il candidato sindaco Pierluigi Peracchini. Chiedo scusa. Sì. Grazie, è con molta emozione che in questi giorni di guerra il mio pensiero va a tutte le vittime, tutte le persone che stiamo accogliendo, tutte le persone che stanno soffrendo per una guerra assurda, e spero che presto la pace torni tra noi. Perché dopo 2 anni e mezzo di Covid, sinceramente, dovevamo pensare a dove andiamo, non a quello che sta succedendo, non a come ci difendiamo. Noi, quando siamo arrivati in comune nel 2017, sembrava tutto contro di noi. Il comune di fatto era fallito, è inutile che ci nascondiamo. Leggetevi le relazioni della Corte dei Conti. Le partecipate erano allo sbando, Hackam era in fallimento, procedura fallimentare, ATC non aveva gli autobus che avevano 16 anni, la città era buia, insicura, non potevi parcheggiare, ti portavano via le monete, i soldi, non potevi fare quello che normalmente si fa perché la città era piena di rifiuti, era attraversata da topi. Quando scherzavamo in campagna elettorale, diceva porca miseria quanti ce n'è. E cose un po' così, non c'era una visione di futuro. E con la classe dirigente nuova non è stato facile. Io devo ringraziare uno per uno tutti voi che siete seduti qua, tutti i consiglieri, tutti gli assessori, perché è stato un viaggio incredibile. E vi ringrazio col cuore, perché siamo qui, ma senza la squadra della regione questa cosa oggi non potremmo vederla, ma qui c'erano migliaia di tonnellate di rifiuti, di spacciatori, ma come questo luogo tanti altri luoghi erano così, abbandonati. Ci siamo rimboccati le maniche, è vero, mi prendono in giro perché lavoro tanto, perché sono sempre in comune, ma io non, e perché tante volte, a dire la verità, non tante volte, sempre ricevo tutti, dall'ultimo degli ultimi alle persone più importanti. È chiaro che non sono abituato a trattare in modo diverso l'ultimo degli ultimi dalla persona più importante. Tratto tutti allo stesso modo, perché siamo qua sotto questo cielo con un orizzonte che deve essere comune per tutti. Deve essere la speranza per un progetto di vita di ognuno di noi, di ogni spezzino, fortunato o sfortunato che sia. E questo è quello che noi vogliamo mettere il nostro obiettivo quando diciamo dove stiamo andando. Dove stiamo andando? È una città che vuole vivere, una città divertente, una città che nel suo futuro ha tanti posti di lavoro nella nautica. Siamo diventati di fatto la capitale mondiale della nautica, siamo primi in Italia in termini di occupati, siamo primi in Italia in termini di numero di imprese, abbiamo sbloccato l'attuazione del piano regolatore portuale, dopo 16 anni era bloccato perché una variante urbanistica va cancellato anche l'ipotesi della costruzione del molo crociere, cosa che succederà fra poche settimane, inizieranno i lavori della stazione croceristica, da lì sbarcheranno 1 milione di persone all'anno, da lì sbarcheranno gente che troverà una città che non sarà più un transito, sarà una destinazione, i nostri musei, le nostre bellezze, i nostri parchi, la nostra storia. Il Parco delle Mura è parte di un progetto che si chiama Spezia Forte, che ci fa recuperare la nostra storia più recente, da metà 800 in poi, e ci traguarda verso il futuro. Noi non abbiamo bisogno di andare a Las Vegas per avere riproduzioni. Noi abbiamo gli originali, dei forti, delle batterie, delle mura. Le vogliamo vivere giorno e notte. Vedete, questi giorni sono iniziati i lavori del rifugio antiaereo della Scagnata Quintino Sella. Lì sarà realizzato un percorso interattivo dove ci sarà la nostra storia da Simon Boccanegra in poi, 1343, una storia che nel programma è uno degli obiettivi di recupero, perché ora toccherà fare anche quel recupero, perché a Spezia nessuno sa, pochi sanno, che Spezia nasce nel Medioevo, non nasce con l'arsenale militare. Ecco, in quel rifugio ci sarà la simulazione anche delle bombe, dei bombardamenti. La Spezia è stata la città, la seconda più bombardata d'Europa come Dresda, e noi vogliamo dare un segnale di pace e di offerta turistica.
con un percorso interattivo. Quando sono iniziati i lavori la settimana scorsa, tanti cittadini mi hanno detto: ma il sindaco è scoppiata la guerra, allora andiamo lì a rifugiarci. Io ho detto: no, non avete capito, il nostro è l'incontrare un messaggio di pace, un messaggio turistico, un messaggio di ricchezza che dobbiamo portare in città. Tutti i turisti quindi che sbarcheranno dalle navi da crociera, tutti i turisti che andranno nelle Cinque Terre, tutti i turisti che vengono, e sono oltre 700.000 nella nostra città in tempi normali, avranno tante altre opportunità. Vuol dire che tanti ragazzi non emigreranno più, vuol dire che ci sono posti di lavoro, vuol dire che incominceremo a fare un po' di più gli imprenditori, e poi si cresce e si cerca sempre un futuro migliore per ognuno di noi. Ecco perché abbiamo messo insieme un progetto bellissimo che si chiama Miglio Blu, che coinvolge tutte le grandi costruttori di mega yacht, che coinvolge il polo universitario, che coinvolge il distretto libero e tecnologie, che coinvolge la regione con la formazione professionale. Oggi in quella zona non riusciamo a trovare le persone da formare per mandarle a lavorare. Vuol dire che abbiamo seminato bene, vuol dire però che dobbiamo parlare con i ragazzi, che non si devono perdere, non devono perdere la loro vita ubriacandosi o cercando di scappare dalla realtà, ma la vita vale la pena di viverla e di viverla fino in fondo per realizzare un progetto che sia quello che è nelle loro teste, nelle teste dei loro genitori, il loro sogno. E il lavoro serve, è una delle cose che ci chiedono di più. Lavorare, avere un progetto di vita. Questo noi lo stiamo facendo in modo molto molto serio. È chiaro che è un percorso difficile, è chiaro che non va trascurato tutto il resto, e parlo delle cose più banali, i portici, i marciapiedi, le periferie. È chiaro che quindi abbiamo progetti per rilanciare tutta la città, per portare il cinema, il teatro nei quartieri, per fare la scuola di teatro, per portare qua le produzioni nazionali che abbiamo portato, i grandi spettacoli e le grandi opportunità che anche la Marina Militare ci dà. Mi dicono tante volte che non siamo abbastanza duri con la Marina Militare. Vi posso garantire invece che noi siamo persone serie e concrete, che se possiamo portare a casa un pezzetto lo porteremo a casa, come stiamo portando a casa il campo in ferro. Appena le analisi, fra poche settimane ci saranno analisi definitive, saranno quelle giuste, in base ai parametri di norma, quell'area diventerà, anzi diventerà, perché non è mai stata, ai fini, verrà destinata ai fini civili. Quindi si inizia un percorso nuovo, un arsenale che si contrae poco, ma si contrae, un arsenale che si apre e che investe molto, perché il progetto che hanno, l'arsenale blu, è un progetto da 400 milioni di euro circa, che saranno destinati alla nostra base. Insieme, noi non possiamo andare ognuno da soli, insieme, l'arsenale, la nautica, il turismo, i turismi e tante altre cose che avete visto, perché noi, e sono convinto, siamo una città da Serie A. Non è solo Spezzacalcio da Serie A. Noi siamo una delle città più belle al mondo, permettetemi chiaramente di riferimento, perché non è banale essere in Serie A con la nostra squadra, non è banale tifare Spezia, è banale invece dire l'opposto. Noi vogliamo esserci, vogliamo raccontare questa storia, vogliamo lavorare questa storia, perché ci saranno delle opportunità uniche. Guardate che chiudere l'uso del carbone dalla nostra centrale, al posto di negoziare magari qualche ritorno economico come è stato fatto in precedenza, vuol dire avere del coraggio, vuol dire che questa squadra tutta ha come primo obiettivo la tutela della salute dei nostri concittadini, ha la concezione e la cognizione che la Spezia ha dato, come ha dato in tante altre cose, tipo la Calata Paita. Perché abbiamo preteso e portato a casa dopo 130 anni la data dell'istituzione alla città della Calata Paita? Perché fra pochi giorni iniziano i lavori di Aspettando il Waterfront senza far spendere un euro ai cittadini, e lì andremo a divertirci quest'estate, a giocare, a fare tante cose molto belle, perché noi vogliamo avere una vita divertente ma sicura, come l'abbiamo fatto mettendo in campo il principio di sussidiarietà. E abbiamo dato i beni pubblici ai privati, perché noi non siamo in grado di gestire.